72 anni di storia e letteratura, il premio Strega conferma il suo successo. Ieri sera nel Teatro San Marco di Benevento i 12 finalisti, 5 dei quali si ritroveranno il 5 luglio a Roma nell'incantevole scenario di Villa Giulia per la tappa finale. Ecco gli autori selezionati: Marco Balzano, Carlo Carrabba, Carlo D'Amicis, Silvia Ferreri, Elena Janecek, Lia Levi, Elvis Malai, Francesca Melandri, Angela Nanetti, Sandra Pretrignani, Andrea Pomella, Iari Selvetella. Intanto ieri sera il sindaco Clemente Mastella ha sottolineato il legame indissolubile di Benevento allo Strega e per questo merita un ruolo maggiore, e poi annuncia l'avvio dell'itinerario per la candidatura dell'Appia a patrimonio UNESCO. Ma ora ascoltiamo l'instancabile presidente di Strega Alberti, Giuseppe Davino, che ogni anno rivive l'emozione di essere l'interprete di quella storia che inorgoglisce. Premio, diciamo, la cui finalità è la promozione della lettura e della letteratura, e quindi abbraccia un pochino tutti gli ambiti, sempre per quanto riguarda i romanzi. Abbiamo quest'anno anche fatto la seconda edizione del premio Strega Ragazze e Ragazzi, che si è tenuto a Bologna in occasione della Fiera del Libro per i Ragazzi. Insomma, cerchiamo di fare il massimo per la promozione della cultura, così come facciamo giustamente, come ha detto lei, da 72 anni. Esiste un comitato direttivo che seleziona le opere che vengono presentate. Quest'anno però in particolare c'è stato un cambiamento nel regolamento che ha, per così dire, allargato un po' le maglie della possibilità di presentare, perché non erano più necessari due presentatori ma bastava un presentatore. Quindi quest'anno, a differenza degli anni scorsi in cui si presentavano 24-25 libri, abbiamo avuto ben 41 libri presentati, e quindi il comitato ha dovuto lavorare un po' più del solito, però penso che il risultato sia senz'altro di buona qualità.